Immagina una notte, cupa e fragorosa, dove la terra trema e tutto o quasi inghiotte nell'oscurità. È accaduto qui, più di 300 anni fa. Ora immagina una comunità coesa e orgogliosa. Popolani, religiosi, nobili e dignitari, determinati a ripartire, a ricostruire, con l'ambizione di fare ancora di più, ancora meglio. Immagina architetti e ingegneri mettersi all'opera, coniugando le loro visioni e conoscenze con la tradizione artigianale locale. E vedrai nascere progetti sofisticati, esuberanti nel loro valore scenografico, nel senso cromatico, diversi l'uno dall'altro, ma destinati a diventare gli elementi identificativi di uno stile unico, il tardo barocco siciliano. Davanti a te, in queste città della Sicilia sudorientale, si dispiega una grandiosa opera civile collettiva, ricostruzione e invenzione. Assi viari dritti e larghi accostati ad ampie piazze, con architetture scenografiche, ardite, abbaglianti realizzazioni di fantastiche utopie. Facciate ricche e pregiate, perfette geometrie, palazzi sontuosi, chiese dalle magnifiche decorazioni e imponenti monumenti. Mirabolanti giardini di pietra con una straordinaria concentrazione di apparati decorativi, innumerevoli volute, colonne tortili e riccioli di pietra rosata. Tutto questo, oggi, rappresenta il grande valore artistico, estetico e architettonico di un'epoca. La straordinaria testimonianza di come la distruzione possa tramutarsi in costruzione, la paura in coraggio, l'oscuro in luce, l'irrazionale in fantasia creatrice. Valori universali che il mondo ha deciso di tutelare e promuovere. Città tardo-barocche del Val di Noto. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.